Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, una grande occasione, una grande opportunità per la regione Abruzzo. Così è stato definito il masterplan dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, masterplan che sarà presentato a Roma al sottosegretario Luca Lotti, il servizio di Paolo Renzetti. Abbiamo costruito questo masterplan su questa articolazione di priorità. Intanto l'ambiente, il risanamento di tutti i siti inquinati, il completamento dell'efficienza dei depuratori, le piste ciclabili per fare in modo che questa sia una regione riconoscibile in Europa per il cicloturismo e per le ciclovie, poi la banda ultralarga nelle zone industriali, poi ancora il completamento del ciclo idrico integrato dal punto di vista della sua efficienza, poi molta trasportistica su gomma, su ferro, su acqua, il completamento dei porti abruzzesi, alcune importanti connettività ferro-gomma, per esempio per quanto riguarda l'Aquila-Pescara, per quanto riguarda anche l'aeroporto di Pescara, e poi c'è il quarto lotto della Teramo-Mare, c'è l'ultimo miglio che concerne il porto di Vasto, un importante focus di investimenti su Ortona e Pescara. E poi una grande scelta di campo abbiamo fatto su alcuni contenitori straordinari culturali. Penso alla Badia di Sulmona, che verrà completata con 12 milioni di euro, diventa il luogo dello spirito d'Abruzzo, o il manicomio di Teramo, o l'Abruzzo Regione della Vista con la Dompè e l'Università di Chieti, e poi ancora lo zoo profilattico a Teramo, che diventa oggetto di un importante investimento per i laboratori. Insomma, si tratta della pratica, della cultura, della priorità e della cultura della collaborazione istituzionale. Noi entro 24 mesi un terzo di questi investimenti devono essere completati, un altro terzo deve essere avviato e poi il resto si sviluppa di qui a 5 anni. Il bilancio di previsione della Regione Abruzzo manca di trasparenza. La denuncia del Movimento 5 Stelle, del consigliere regionale Sara Marcozzi, nella prossima seduta prevista per il 29 dicembre si andrà a votare appunto il bilancio tra polemiche e malumori. Si accende il dibattito, come ogni anno in Regione, sull'approvazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, che sarà votato nella prossima seduta del 29 dicembre. Interviene la consigliera pentastellata Sara Marcozzi, che parla di mancanza di trasparenza sul bilancio regionale, in quanto, dice, ad un anno e mezzo dall'insediamento del Consiglio non sono state ancora consegnate ai consiglieri credenziali di accesso e password personale al sistema informativo contabile in dotazione agli uffici finanziari del Consiglio, grazie al quale ogni consigliere, spiega la Marcozzi, sarebbe in grado di accedere autonomamente alle informazioni relative alla capienza dei capitoli di bilancio e alle disponibilità stanziate. Nel sottolineare che è il secondo anno consecutivo che i consiglieri vengono chiamati ad approvare bilancio e legge finanziaria della Regione Abruzzo completamente al buio, il Movimento 5 Stelle afferma che le segnalazioni in questo senso fatte già prima dell'approvazione dello scorso anno sono rimaste sempre inascoltate, nell'indifferenza generale del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e del Direttore Generale della Regione Abruzzo. Le associazioni ambientaliste chiedono alla Regione non solo tagli di fondi, ma anche un piano di rilancio per un settore fino ad oggi troppo penalizzato come quello dei parchi. Parchi naturalistici d'Abruzzo, Parco Velino Sirente, le associazioni chiedono un intervento urgente della Regione e ci sono dei tagli di fondi, manca anche il piano paesaggistico. Chiedete risposte alla politica. Noi ci troviamo di fronte all'unico parco regionale la cui legge deve essere rimodulata ed è stata presentata una proposta, ma che da oltre 12 mesi non si conosce il destino di questa norma e soprattutto non si conoscono i tempi entro i quali si procederà alla ricostituzione degli organi per dare una democrazia all'interno dello stesso ente e soprattutto un'organizzazione decisionale che sia quanto più vicina possibile alle rispondenze delle realtà locali. Ci troviamo di fronte anche rispetto alla stessa legge a degli emendamenti presentati da comunità locali che vanno in senso opposto a quello che dovrebbe essere la corretta gestione di un'area protetta di interesse regionale come è il Parco Sirente Velino. Nel contempo assistiamo
ad un taglio continuo delle risorse disponibili per le riserve naturali regionali, ricordiamo che sono 25, occupano oltre 200 addetti ed erogano servizi di altissimo profilo, quali quantitativo anche in termini turistici oltre che di protezione naturale, e non riusciamo a conoscere il quantum delle risorse destinate per il 2016 a queste aree. Veniamo da 2 anni di tagli del 14 e del 7%, veniamo da 2 anni che senza che vengano assegnati dei fondi straordinari per le manutenzioni delle strutture, veniamo da 2 anni di caos assoluto rispetto a quelle che sono le esigenze di queste aree protette, che rappresentano uno sfogo anche economico per le realtà locali. Per ogni euro investito pubblico ne tornano 4 di indotto, secondo studi, e non riusciamo ad intendere per quale ragione la regione verde d'Europa abbia un'amministrazione regionale che tutto fa meno che considerare queste realtà. Chiediamo un'inversione di rotta e lo chiediamo con tutta l'attenzione necessaria da parte degli organismi decisori, perché questo potrebbe voler significare distruggere il futuro della nostra regione. La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato 663.000 fra prodotti elettrici, accessori e giocattoli contraffatti e o privi dei requisiti di legge previsti sulla sicurezza. L'operazione ha avuto avvio con il sequestro di alcune migliaia di giocattoli e articoli da regalo contraffatti e privi dei requisiti sulla sicurezza presso un negozio di Pescara gestito da cittadini cinesi. Le successive indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e sviluppate dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Pescara, hanno consentito di ricostruire l'intera filiera distributiva dei prodotti illegali che erano stati commercializzati anche in altre zone d'Italia. A seguito di 6 interventi conclusi nei giorni scorsi presso i fornitori e gli importatori della merce, in particolare operanti nell'Interland partenopeo e capitolino, le fiamme gialle pescaresi hanno sequestrato ingenti quantità di prodotti recanti segni distintivi contraffatti di noti brand internazionali, nonché prodotti privi dei requisiti minimi di legge per quel che concerne la sicurezza sulla salute dei consumatori. I negozianti, commercianti all'ingrosso e importatori, complessivamente 6, dei quali 1 di nazionalità italiana e 5 di nazionalità cinese, responsabili a vario titolo dell'immissione sul mercato dei prodotti sequestrati, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. E ora parliamo di un particolare sistema per segnalare degli illeciti. È a disposizione dei dipendenti dell'Ateneo dell'Aquila, che con un software semplice e immediato potranno segnalare eventi anche corruttivi, rimanendo nell'anonimato. Whistleblower Univa Q, un sistema con il quale i dipendenti dell'Ateneo Aquilano possono segnalare illeciti o eventi corruttivi mantenendo l'anonimato, anche qualora non si arrivi ad una denuncia penale. La parte tecnica del sistema è stata curata da Samuel Zallocco e Francesca Chiusi. Si tratta di un sistema autoimmunitario, un sistema user-friendly facilmente utilizzabile da chiunque. Il dipendente potrà segnalare sapendo di essere tutelato sia dal sistema che dalla legislazione. Un software realizzato a costo zero, basato su tecnologie open source, che usa protocolli assolutamente sicuri. I database per segnalazione dati anagrafici viaggiano infatti su binari distinti. Si tratta di un sistema per la segnalazione di comportamenti anomali o illeciti. Diciamo che è un po' un sistema informativo che consente, in forma del tutto anonima, di creare una sorta di sistema autoimmunitario di una pubblica amministrazione. Cioè il dipendente che in qualche modo rileva un qualche comportamento anomalo che fa pensare ad un illecito e di cui ne viene a conoscenza mentre lavora, può, in forma del tutto anonima e garantita, segnalare questo all'amministrazione perché svolga degli opportuni approfondimenti, delle indagini che potrebbero eventualmente scaturire poi in una denuncia o in provvedimenti di amministrativi che in qualche modo mettano l'amministrazione al riparo da eventuali condotte non corrette dei propri dipendenti, quindi non necessariamente fatti che hanno rilevanza penale direttamente, ma fatti dei quali l'impiegato viene a conoscenza, che comunque lasciano sospettare un qualche cosa di poco chiaro e di poco pulito. Si accede al sistema con le credenziali dell'Ateneo. All'accesso va confermata l'informativa sul trattamento dati e si può inserire o la segnalazione o si può verificare lo stato della segnalazione già fatta.
L'utente viene anche informato sulla presunta data in cui verrà presa in carica e chiusa l'istruttoria. La cronaca, una donna di 70 anni è rimasta ferita intorno alle 9 a Pescara dopo essere stata investita in via Monte Faito, a due passi dall'ospedale civile. Secondo la ricostruzione degli agenti del nucleo infortunistica della polizia municipale, la donna stava attraversando la strada in compagnia di un'altra persona in prossimità delle strisce pedonali quando è stata travolta da una Fiat 500. Subito soccorsa dai sanitari del 118, giunti dalla vicina centrale, la donna è stata ricoverata per un politrauma e sospette fratture. Un funzionario dell'Università D'Annunzio di Chieti, di 64 anni, è stato denunciato dalla Digos della Questura di Chieti con l'accusa di truffa aggravata. L'uomo, la scorsa estate, avrebbe fatto timbrare il suo cartellino marcatempo mentre in orari concomitanti si trovava in altri luoghi, in partenza per le ferie. Il futuro della fondazione intitolata a Bertrando e Silvio Spaventa, di questo si è parlato questa mattina a Chieti nel corso di un incontro che si è tenuto in provincia. Onorare due cittadini illustri del nostro Abruzzo come Silvio e Bertrando Spaventa. Questo è l'obiettivo dell'omonima fondazione di cui si è parlato questa mattina a Chieti, alla presenza fra gli altri del presidente della regione Luciano D'Alfonso, della provincia Mario Pupillo e del rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico, presente anche l'ex segretario nazionale della CISL Raffaele Bonanni. Presidente Pupillo, un incontro fruttuoso, importante questa mattina con il Presidente della Regione e con gli altri enti e le istituzioni per parlare di questa fondazione e dei suoi obiettivi. Sì, c'è purtroppo una dissonanza che la legge del Rio, del riordino delle province, che in termini legislativi e amministrativi ci toglierebbe la possibilità di partecipare, perché le funzioni fondamentali della provincia sono viabilità, sono le scuole e la programmazione del territorio, quindi ci hanno tolto tutte le altre funzioni tra le quali la cultura. Per noi è un'amputazione forte. Il Presidente D'Alfonso ha preso l'impegno di poter avere una deroga, proprio perché la provincia è parte essenziale di questa operazione, e quindi noi vorremmo esserci sempre, ovviamente, se riusciamo ad ottenere questa deroga che auspichiamo possa essere fatta al più breve tempo possibile. Su questa fondazione Spaventa è importante secondo lei fare un gioco di squadra regione, provincia, università e altri enti? Ma assolutamente sì, Bertrando Spaventa e Silvio Spaventa sono personalità che hanno disegnato la nostra nazione e purtroppo, come diceva il Presidente D'Alfonso, non sono conosciute adeguatamente. Sono uomini che hanno veramente tracciato il futuro dell'Italia e quindi noi abruzzesi siamo bravissimi a non esaltare le qualità dei nostri conterranei e delle persone che hanno fatto grande l'Italia. All'Aquila il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, l'annuncio da parte del ministro Dario Franceschini, sorgerà a Palazzo Ardinghelli appena terminati i lavori. 150 cantieri attivi relativi ai beni culturali e almeno 50 lavori già terminati, questi i numeri forniti dal ministro. Oltre 150 cantieri privati attivi ad oggi per quel che riguarda il settore dei beni culturali e più di 50 lavori già conclusi. Sono i numeri snocciolati dal ministro ai beni e alle attività culturali e al turismo Dario Franceschini nel giorno dell'inaugurazione del Museo Nazionale d'Abruzzo all'Aquila. Tempi non brevi per il recupero completo, ma del resto si parla di un patrimonio storico notevole. I lavori stanno andando avanti, le risorse oggi ci sono. I cantieri sono aperti, solo per quanto riguarda il settore del patrimonio culturale ci sono più di 150 cantieri privati aperti, ci sono più di 50 lavori già conclusi, ci sono cantieri su interventi pubblici come questo circa 15 già conclusi e altre decine in corso, quindi il lavoro sta andando avanti. Naturalmente è un lavoro che soprattutto sul patrimonio culturale richiede criteri scientifici, attenzione, e i tempi non sono brevi, ma questa parte è una parte che sta andando avanti. Naturalmente, come è evidente a tutti gli aquilani, non basta recuperare il patrimonio, ma bisogna riportare la vita nel centro storico dell'Aquila. Abbiamo fatto una cosa bellissima la prima domenica dello scorso settembre portando tutto il jazz italiano all'Aquila. Torneranno i jazzisti il prossimo 4 settembre, ancora suonando gratuitamente. Sono segnali, insomma, di restituire l'Aquila, i propri abitanti, significa recuperare il patrimonio ma anche riportare la vita nel centro storico.
Il ministro ha ricordato quanto siano importanti queste cose per la rinascita della città. Anche un evento come la Maratona Jazz lo ha dimostrato. Il prossimo anno, il 14 settembre, verrà certamente riproposto. Il ministro ha anche annunciato la nascita in città di una sede distaccata del Maxi di Roma, il Museo delle Arti del XXI secolo, che verrà aperto a Palazzo Ardinghelli, i cui lavori, curati anche dalla Federazione Russa, stanno per terminare. Già è stato chiesto ad artisti contemporanei di donare una loro opera per l'Aquila. Un'idea che non è più un'idea, è una scelta di destinare Palazzo Ardinghelli, cui restauro in fase di completamento con delle risorse della Federazione Russa, che noi abbiamo integrato con un stanziamento del Ministero per completare l'allestimento delle sale, che anziché diventare sede di uffici, come sembrava in un primo tempo, diventerà un luogo di arte contemporanea, per cui chiederemo ad alcuni tra i più grandi artisti di arte contemporanea di donare un'opera per l'Aquila, e diventerà una sede del Maxi, quindi del Museo Italiano per le Arti del XXI secolo, che avrà insomma, il modo di offrire un'altra opportunità di cultura all'Aquila. Sarà presto realtà il biglietto unico per i musei abruzzesi, un ticket per l'intera rete museale. Sia il nuovo museo che quello del Castello, quando termineranno i lavori, potranno coesistere. Sino al 3 gennaio il Munda, il nuovo Museo Nazionale d'Abruzzo, sarà visitabile gratuitamente nei locali dell'ex mattatoio comunale a Borgo Rivera. Occasione unica per ammirare le oltre 150 opere, guardando come obiettivo al biglietto unico, un unico ticket per tutti i musei abruzzesi. Questo è l'obiettivo, del ministro Franceschini si è sempre posto questo obiettivo, creare reti, creare agevolazioni alle visite in rete appunto, e quindi anche Arte Card. Del resto esiste già una rete museale abruzzese alla quale vanno aggiunti i musei civici e quelli ecclesiali. Già ne esistono tutti i presupposti, i musei dello Stato sono tutti collegati, ma si dovrà creare la rete anche con i musei civici, con i musei ecclesiastici che sono diffusi in tutta la regione. L'Abruzzo è una regione ricchissima di patrimonio immobile e di patrimonio diffuso. L'obiettivo sarà certamente il restauro del Forte Spagnolo, vecchia sede del Museo Nazionale d'Abruzzo, ma le due realtà, assicura il segretario generale del MIBAC, potranno coesistere. Si è riusciti a realizzare qualcosa di completamente nuovo, e cioè un nuovo museo. Questo non significa che il Ministero dei Beni Culturali non si impegnerà fino alla fine per restaurare il Castello Cinquecentesco, che è il grande museo di L'Aquila, ma questo nuovo museo del Munda arricchisce l'offerta culturale. E ora ci spostiamo a Chieti, buoni risultati per la raccolta differenziata, ma l'assessore Bevilacqua punta ad una ulteriore crescita del porta a porta. A consuntivo possiamo dire ai nostri cittadini che abbiamo raggiunto e ci siamo attestati al 61%, una ottima percentuale che sarà sicuramente migliorata nel corso del 2016, in quanto a breve scadrà e verrà indetta una nuova gara di appalto per gestire i rifiuti a Chieti per i prossimi 5 anni, e con le migliorie che apporteremo nello stesso appalto, grazie all'esperienza che tutti noi abbiamo fatto in questi primi 5 anni di gestione di raccolta differenziata, con queste migliorie sono certo che arriveremo a una percentuale più elevata per restare tra i primi 10 capoluoghi di provincia in Italia come comuni virtuosi. 61%, lei ha detto una percentuale da migliorare, secondo lei l'optimum quale potrebbe essere? L'optimum è il 70%, a mio avviso 70-75%, percentuale che viene raggiunta spesso dai comuni, dai paeselli, dai comuni più piccoli, perché essendo spesso situati in situazioni abbastanza comode, no? Con la periferia, con campagna, si prestano sicuramente meglio a svolgere la raccolta differenziata. Purtroppo Chieti, avendo queste due parti della città, Chieti Bassa, dove già oggi abbiamo oltre il 70% di raccolta differenziata, e la parte alta, quella sul colle, dove per conformità del territorio con vicoli e vicoletti, casette piccoline, non avendo spazi né condominiali né all'interno delle stesse case, lì la percentuale si abbassa veramente intorno al 40%, e la media ci porta ad avere oggi il 60-61%. Il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio, capogruppo del Nuovo Centrodestra, ha presentato una legge regionale a favore dei minori, denominata interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie.
Questa legge, che poi prende il nome della giornata di opportunità, ma anche legge di Ignazio, perché l'ho fortemente voluta e quindi scherzosamente prende il nome del relatore e dell'unico firmatario, quindi io, è una legge che cioè, noi sappiamo che quando i ragazzi vanno nelle case famiglia molte volte vengono adottati, ma se l'età è quella chiaramente più sono piccolini più è facile adottarlo, più sono grandi più è difficile. Molte volte capita che questi ragazzi arrivano alla maggiore età senza avere una famiglia, senza avere una scuola, e il giorno in cui si compie il 18° anno viene aperto quel portone e richiuso alle loro spalle, ed è un dramma perché i comuni non possono più intervenire economicamente. Con questa legge abbiamo voluto colmare un vuoto legislativo, ma soprattutto essere a fianco a dei drammi familiari che purtroppo si vivono giornalmente nella nostra regione, e oggi siamo all'avanguardia in Italia. Abbiamo approvato questa legge l'altra notte, a cui sono state collegate altre leggi che hanno fatto arrabbiare magari 5 Stelle, però il risultato di questa legge era troppo importante, e da oggi in poi l'Abruzzo può essere fiero che quantomeno sotto la tutela dei minori ha fatto un passo in più. Ovviamente con il 18° anno diventeranno non più a carico dei comuni, che non possono, ma della regione Abruzzo. Questi ragazzi faranno un percorso formativo legato con tutto il giovane, cioè quello che la regione mette in atto di formazione, terminano gli studi, formazione e poi avviati al mondo del lavoro. Ed ora apriamo la pagina sportiva e parliamo subito di Serie B. Sarà una settimana intensa quella di Natale, con le ultime due giornate di campionato previste non solo per l'anno solare 2015 ma anche per terminare il girone d'andata, e sono state diffuse le designazioni sia della 20ª sia della 21ª giornata. Allora, per la 20ª giornata Ternana Lanciano sarà diretta da Ross della sezione di Pordenone, Pescara Modena da Ripa della sezione di Nocera era inferiore, partite che si giocheranno mercoledì sera alle 20:30. Domenica alle 12:30 Latina Pescara sarà diretta da Battista della sezione di Molfetta, poi alle ore 15 Virtus Lanciano Livorno sarà diretta da Baracani di Firenze. Parliamo di Pescara. Dopo la vittoria nel derby di Lanciano, ovviamente la squadra si concentra sul match interno contro il Modena. Da valutare le condizioni di Valerio Verre, che non è stato convocato per la gara di sabato scorso. Va invece verso la conferma il difensore Ugo Campagnaro, con lui in campo il Pescara ha sempre vinto. Il primo gol con Campagnaro in campo al passivo per il Pescara, però è andata bene perché è arrivata la vittoria. Sì, è importante quello, al di là di se ci fanno gol o meno, è importante. Secondo me abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo potuto anche fare qualche gol in più, anche loro lo potevano fare, però alla fine 2-1, un risultato secondo me che è giusto. E vincere fuori casa è quello che ci manca a noi, e bisogna iniziare anche con queste partite così un po' sofferte, però alla fine portate a casa i 3 punti, che è quello che conta. Pescara in cerca di continuità, ora 2 gare in pochi giorni per chiudere l'anno con altri punti pesanti per la classifica. Sì, sarebbe importante, noi lo sappiamo benissimo, allora bisogna fare questa partita qua che viene in casa mercoledì al massimo per cercare di fare 3 punti e dopo dare tutto alla fine. Sappiamo che sono partite ravvicinate, e niente, fisicamente secondo me stiamo bene, abbiamo anche un buon ricambio e le possiamo fare tutte e due alle grandi secondo me. Ugo, per quanto riguarda le partite in trasferta, nelle ultime gare erano arrivate delle sconfitte, questa vittoria può servire anche per acquistare maggiore autostima nelle gare che giocate lontano dall'Adriatico? Sì, è quello che abbiamo bisogno noi, noi sappiamo che le partite fuori casa dovrebbero essere uguali che in casa, solo che magari non c'hai la gente che ti può dare la spinta in più, però comunque è un rettangolo 11 contro 11, bisogna fare la partita sia in casa come fuori sempre uguale. Noi in casa stiamo giocando molto, molto bene secondo me, fuori non tanto, però è un fatto mentale che con partite come queste qua possiamo iniziare a prendere l'iniziativa giusta per farle bene. I problemi fisici che mi hanno fatto mollare il posto, sicuramente io penso che siano
sono andati via e adesso devo iniziare a fare delle partite con continuità. Lì nel mio ruolo ci sono giocatori importanti secondo me, perché possono fare benissimo, solo che magari un po' le stanchezze che hanno dovuto fare tante partite anche ravvicinate vai un po' in fatica, però se i giocatori ottimi, anche se si ruota un po', secondo me questa squadra non deve sentire il cambio. A proposito di Pescara, vi do subito l'annuncio che questa sera nella trasmissione replay di Enrico Rocchi sarà ospite il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, in la possibilità di vedere la trasmissione ovviamente a partire dalle ore 21. E ora parliamo di Virtus Lanciano, dove chiaramente il morale dopo questa sconfitta nel derby è appunto sotto i tacchi, ma non c'è tempo per rimuginare perché incombe la trasferta di mercoledì sera sul campo della Ternana. Il tecnico d'Aversa recupererà sicuramente Aquilanti, che ha scontato il turno di squalifica, e spera di riavere a disposizione anche il centrocampista Gaetano Vastola. Nulla da fare invece per Ferrari e Zeduardo. Al capitano Carlo Mammarella il compito di analizzare questo difficile momento. Sapevamo che era una partita difficile. Credo che è stata interpretata comunque bene da Lanciano. Purtroppo quest'anno gli episodi, vuoi che ci ricerchiamo noi, vuoi per non so quale motivo, girano contro. Oggi magari ci sono stati gli interventi del portiere magari a negarci quel pareggio meritato, che per noi comunque sarebbe stato importante per tanti motivi. Io è normale che nei momenti difficili si dice stringiamoci attorno a questa squadra, aiutiamo, ricompattiamoci o ci inventiamo qualcosa. Noi purtroppo in questo momento magari voglio anche pensare che quello che sta facendo questa squadra magari è lo sforzo massimo, e magari con questo sforzo massimo nel momento in cui le cose inizieranno a cambiare nel verso magari giusto, potremo raccogliere qualche punto in più. Credo che bisogna essere anche realisti e non raccontare con le favole. Carlo, la classifica dice che Lanciano è penultimo, però questa prestazione lascia sperare i tifosi. Ma no, ma non questa prestazione, ma credo la prestazione di Avellino. Poi perdi 3-2 in un modo pazzesco, ecco, però credo che fino al 2-0 la squadra si sia espressa su buoni livelli, su una classifica che sicuramente il campo dice che non gli appartiene, però dobbiamo accettarla per quella che è questa classifica. E parliamo ora di Lega Pro, e in particolare del Teramo, che ieri ha chiuso male il 2015 essendo sconfitto sul campo della capolista Spalle, la settima sconfitta esterna su 9 partite giocate lontano dal Bonolis. 2 gol subiti ieri in 20 minuti hanno compromesso la partita. In casa Teramo si recrimina per la direzione arbitrale, ma la prestazione è stata ampiamente insufficiente. Il servizio della partita è poi l'intervista al vice allenatore Fabrizio Zambardi, che anche ieri ha sostituito il tecnico Vivarini, che scontava la seconda e ultima giornata di squalifica. Non si arresta il mal di trasferta per il Diavolo, che torna a mani vuote anche dal campo della capolista SPAL. Al Paolo Mazza i biancorossi hanno offerto un'altra prestazione sottotono, subendo 2 reti in 5 minuti e rischiando di subire altri gol nella ripresa, quando in un paio di circostanze sono risultati decisivi anche gli interventi del portiere Tonti. Per il Teramo di Vincenzo Vivarini i numeri lontano dal Bonolis restano impietosi nella loro crudezza. Al Paolo Mazza ci sono oltre 4.000 spettatori per la capolista, che è reduce da 2 pareggi di fila. Nel settore ospiti una trentina di supporters biancorossi, in campo formazioni annunciate e medesimi schieramenti con il 3-5-2. Dopo la nebbia della mattina si comincia con il sole, visibilità ottima e temperatura insolitamente mite. Avvio equilibrato, ma la capolista è micidiale al quarto d'ora su punizione dai 22 metri per un fallo non proprio solare commesso da Perrotta. Di Quinzio trova il vantaggio, quasi perfetta l'esecuzione del centrocampista biancazzurro, che aggira la barriera mettendo la palla alle spalle del portiere Tonti.
Subito in salita la gara del Mazza per i biancorossi, che al 19esimo subiscono il raddoppio di Gasparetto, che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo in mischia mette alle spalle di Tonti, andando a travolgere l'estremo teramano. Il fallo sul portiere abruzzese sembra evidente, con Baroni che però convalida senza esitazioni, nonostante le proteste vibranti dei giocatori e dei tifosi ospiti. Dopo l'1-2 micidiale dei padroni di casa, il Teramo cerca di reagire, ma bisogna attendere il 35esimo per vedere un colpo di testa centrale di Moreo che non crea problemi a Branduani. Più pericoloso l'attaccante biancorosso al 44esimo con un tiro al volo che termina alto prima della conclusione di Paolo Antonio, parata da Branduani. La ripresa si apre senza grossi sussulti con Zambardi che dopo qualche minuto spedisce in campo Petrella e Da Silva per le noci e Cecchini. All'11esimo Castagnetti con un tiro insidioso fa gridare al gol i tifosi di casa, con Tonti che tocca il pallone quel tanto per mandare la sfera in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner Gasparetto di testa va a colpire in pieno la traversa con il portiere ospite battuto. Il Teramo ci prova, ma al 16esimo è Finotto a chiamare al miracolo. Ancora Tonti, la spalla rischia di dilagare. Al 20esimo è Filotto con un pallonetto a mancare il tris, con il salvataggio sulla linea alla disperata di Caidi. La visibilità peggiora rapidamente con il passare dei minuti e con le idee del Teramo che restano annebbiate. La squadra di Zambardi cerca di fare qualcosa e al 25esimo Da Silva su punizione manca di poco il bersaglio, troppo poco per pensare di creare però problemi ad una spalla che continua ad attaccare. Al 28esimo Finotto prima conclude alto e poi al 31esimo colpisce in pieno la traversa, poi solo nebbia e la festa bianca-azzurra per un primato sempre più al sicuro e con il Teramo costretto ancora una volta a leccarsi le ferite lontano dal Bonolis. Zambardi, ancora una sconfitta in trasferta, 2 gol in 5 minuti, tra l'altro la seconda rete viziata da un fallo su Tonti, però al di là di questo ancora una volta la prestazione del Teramo in trasferta non è stata all'altezza, perché? Perché inizialmente abbiamo, penso, tenuto bene il campo, abbiamo fatto bene prima di prendere il gol. È chiaro che in questa condizione mentale penso che sia difficile per tutti, perché quando lavori per una settimana il tutto viene vanificato da due interpretazioni, non voglio dire discutibili, di più, perché un fallo è così evidente sul portiere, ti spezza le gambe. Un calcio di punizione dal limite regalato, ma regalato penso che sia poco a dire. Lavori una settimana, organizzi il gioco, prepari una partita, poi tutto vanificato per niente. E questo francamente dà molto fastidio perché c'è poco rispetto del lavoro che si fa. Poi le partite si possono perdere, ripeto, non è una giustificazione assolutamente della sconfitta di oggi, perché non credo nelle giustificazioni delle colpe degli arbitri. Però se una partita viene viziata in 10 minuti con due errori clamorosi, poi sei costretto a rincorrere. E rincorrere la spalla non è rincorrere una squadra di terza categoria. È normale che poi tutto quello che si è preparato durante la settimana salta nel vuoto. Resta questa classifica così preoccupante, resta questa situazione ibrida proprio in graduatoria, però c'è tempo e modo per recuperare, per ripartire. Credo che sia... È chiaro a tutti quanti, ci sono ancora 18 partite, quindi la classifica è preoccupante, ma lo era già dall'inizio con meno 6 in classifica, quindi non è che scopriamo l'acqua calda, quindi comunque saremmo venuti da una situazione impossibile, la stiamo vivendo come è, quindi abbiamo questi 15 punti in classifica, ne avremo 21, nessuno se ne accorge. Sì, l'unica cosa che dobbiamo migliorare sicuramente è il trend esterno da Teramo. Si terrà lunedì 11 gennaio a partire dalle ore 9 e nei giorni seguenti presso l'hotel NH Vittorio Veneto di Roma l'udienza del Tribunale Federale Nazionale relativa ai deferimenti della Procura Federale a carico di 29 società di Serie B, Lega Pro, Lega Dilettanti e 52 soggetti riconducibili alle società in questione. I deferimenti riguardano l'inchiesta Dirty Soccer sul calcio scommesse avviata dal
dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. E chiaramente tra le società coinvolte c'è l'Aquila Calcio, e tra i soggetti che dovranno comparire davanti al Tribunale federale c'è l'ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio, Ercole Di Nicola. E scendiamo in Serie D, parliamo della sconfitta del Chieti a Jesi per 2-0, decisive due reti segnate dalla squadra marchigiana nel primo tempo da Pierandrei e da Trudo, e poi è mancata del tutto la reazione della squadra di Donato Ronci. Ultima di andata al Carotti di Jesi, Leoncelli affrontano il Chieti che entra in campo indossando una maglietta con scritto Forza Cristiano. Giocatore dell'Atalanta e fratello di Federico Del Grosso, capitano dei Neroverdi, vittima nei giorni scorsi di un grave incidente d'auto. Il primo squillo della gara lo suona Trudo al decimo minuto con un tiro dal limite fuori misura. Risponde subito il Chieti con Dos Santos che serve Fiore, l'esterno teatino prova la conclusione ribattuta. Al minuto 14 gran idea di Strappini che serve Carnevali col contagiri, il numero 3 di casa tenta la girata e attento Fatone. Ancora Jesina avanti, ci prova al 18° Strappini dal limite dopo uno spunto di Trudo, la palla finisce a lato. Al minuto 24 la Jesina va in vantaggio, ancora Strappini ispirato apre brillantemente per Pierandrei che batte Fatone con un preciso diagonale. Alla mezz'ora ancora pericolosi, padroni di casa in contropiede, Trudo è lesto ad arrivare prima di tutti e mettere al centro. La difesa ospite riesce in qualche modo a sbrogliare. Jesina che si difende bene chiudendo ogni spazio per Dos Santos e compagni. Il brasiliano deve dunque trovare soluzioni alternative provando dalla lunghissima distanza. Niosi para in due tempi. Prova ad alzare il proprio baricentro il Chieti sul finire del primo tempo. Atteggiamento che però lascia il fianco al contropiede della Jesina. Trudo parte palla al piede ed è devastante in più di un'occasione. Proprio dai suoi piedi arriva il raddoppio a pochi secondi dall'intervallo, seppur con la complicità di Niosi, sfortunato ad intuire ma non a deviare abbastanza per evitare il gol. Il primo tempo si chiude con un ineccepibile 2-0 per i biancorossi di Bugari. Nella ripresa ci si attende un Chieti arrembante, ma la Jesina è ottimamente messa in campo e al minuto 11 Strappini, ancora lui, cerca la gioia personale. Niosi però è attento. Risponde il Chieti con una punizione di Dos Santos dai 25 metri. Ottima la risposta in angolo dell'estremo di casa. Tremato dopo un gran primo tempo esce Trudo per Ragazzo tra gli applausi del Carotti. Proprio il Ragazzo potrebbe colpire, ma si intestardisce e alla fine perde palla. Poco prima della mezz'ora esce tra gli applausi Capitan Strappini, anche lui protagonista di una gran prestazione. Poco dopo, secondo giallo per Carnevali, la Jesina resta in 10. Al 34esimo Comini ha sul destro la palla per riaprire la gara, Fiore imposta per Varone, la palla arriva al numero 20, ospite che impatta male il pallone. Minuto 37, ci prova ancora Fiore, dalla distanza, nulla di fatto. Al 40esimo i 50 tifosi giunti da Chieti ammainano bandiere e striscioni, non contenti di quello che hanno visto. Allo scadere ci prova Verricchio, Niosi para in due tempi, finisce 2-0. La Jesina chiude il 2015 con tre punti pesantissimi, brutto stop per il Chieti, apparso con la testa già in vacanza. In Serie D l'unica squadra che ha vinto è stata il Giulianova, e dunque ha debuttato nel migliore dei modi la coppia Gelsi-Pisano alla guida appunto della squadra giallorossa dopo l'esonero 7 giorni fa dell'ex tecnico Francesco Giorgini. Battuto il Monticelli 3-0. Si temeva una feroce contestazione da parte dei supporters giallorossi a Giulianova dopo l'esonero di Giorgini, ed invece solo due striscioni, uno pro Giorgini e l'altro indirizzato al neopresidente Serraiocco. Ed invece il Giulianova ha sfoderato davvero una prova convincente. La cronaca inizia al 6° minuto con Galli del Monticelli che da buona posizione spaventa Orsini. Al 10° ancora Monticelli, questa volta è Margherita che scatta sul filo del fuorigioco a tu per tu con Orsini, manda clamorosamente fuori la sfera. Si vede il Giulianova al 15° con Pellecchia, respinge Di Nardo.
Un minuto dopo, pericolo in area giugliese, sbroglia la difesa. Poi Orsini a spaventare il Fadini con questa presa che stava diventando un clamoroso autogol. Al 25esimo ecco il vantaggio giugliese, da calcio d'angolo c'è una prima ribattuta, palla sui piedi di Stefano che non sbaglia. Al 40esimo il Giulianova potrebbe raddoppiare con Pellecchia che fa tutto da solo, dribblando tre avversari, ma la conclusione viene ribattuta. E qui si chiude il primo tempo. Inizio scoppettante del Giulianova nella ripresa, già al primo minuto è Di Stefano sulla destra defilato ad impensierire Di Nardo. Due minuti dopo il raddoppio, azione davvero bella con palla che arriva di Giampaolo che dal limite fulmina Di Nardo. Al 18esimo reclama un penalty Di Stefano ma per Rainone Di Nola è simulazione. Del Monticelli nessuna traccia e così al 33esimo arriva il tris per il Giulianova con questo bolide di straccia con Di Nardo forse non esente da colpo. 42esimo si vede il Monticelli, Galli manda alto di testa però sul cross di Vallorani. Finisce in festa dunque per il Giulianova e comincia bene anche l'era Gelsi Pisano sulla panchina giallorossa. È tutto per questa prima edizione del TG6, la prossima alle ore 19 io vi lascio in compagnia del TG6 L'Aquila. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.